Dunque, signora, durante i discorsi del sindaco Gonzales, ma anche del ministro Profumo, lei ha contestato le parole delle istituzioni, ritenendole un po' troppo di facciata. Perché? Qual è il senso delle sue parole? No, io tengo a precisare che più che ritenerle di facciata, perché indubbiamente in questo momento sia il sindaco che il ministro, essendo soprattutto anche persone, poi il sindaco è una persona che io conosco e so che è di straordinaria sensibilità, non credo che loro abbiano parlato di facciata. Io contesto, in un momento in cui il ministro è un rappresentante dello Stato, uno Stato che sta falciando la scuola pubblica, che sta falciando la scuola, in questo momento io sento di non potermi sentire legata a questa rappresentanza dello Stato, per questo io la contesto. Io non penso che si possa mandare avanti facendo passerella e parlando di scuola, di qualità della scuola in un momento triste come questo, il momento in cui proprio lo Stato sta facendo della scuola una situazione impossibile. Don Ciotti diceva che la terza gamba per mantenere in piedi la legalità è quella di Roma, quindi quella della politica. Ma se la politica reagisce come anche lei dice, che cosa resta da fare al territorio? Io credo che Don Ciotti, conoscendo ormai da anni, essendo io stessa anziana, conoscendo quello che dice Don Ciotti, io ritengo che lui si riferisca allo Stato inteso come la purezza di quella che è la nostra espressione di democrazia. Quindi la terza gamba dovrebbe essere una gamba che sia un'espressione della pura democrazia, un'espressione a favore dei cittadini, e quindi quello che si spera è che lo Stato torni ad essere all'interno della legalità con un'espressione parlamentare che sia del tutto legale, e più che legale, perché legale lo è, scusi, mi sono sbagliata io nell'esprimermi, ma intendevo che rispetti quelle che sono le istanze sociali che in questo momento non sono più rispettate. Le chiedo perché, secondo lei, allora buona parte della gente oggi chiedeva a lei di fare in un'altra sede queste dimostranze? A me? Ah, non credo che queste persone abbiano colto fino in fondo il significato di ciò che io volessi dire. Cioè, io non ce l'ho con le persone. Non ce l'ho con quelli che oggi hanno parlato, ma intanto comunque avere chiesto che non si esprimessero i partiti e comunque i politici, credo che questo obiettivo l'ho raggiunto, perché credo che nulla può essere in questo momento più deplorevole che la passerella partitica in un momento di sofferenza così profonda. E anzi, io rispondo a te perché sei uno studente, ma se mi fosse chiesto da una televisione pubblica non risponderei, perché non vorrei che pensassero che mi faccio la pubblicità, la campagna pubblicitaria, visto che la politica ormai non mi appartiene più da anni.